Ciao, sono Michele e questo è Newsbuzz con un bel po' di notizie semiserie per tutti voi. Perché in Ucraina la situazione peggiori ogni giorno, manifestazioni filorusse continuano nell'est del paese e il governo ha arrestato 70 persone in quella che ha chiamato un'operazione antiterrorismo. Gli Stati Uniti hanno avvertito che la Russia subirà delle conseguenze se fomenterà le tensioni, ma non è che finora queste minacce siano servite a molto. È passato esattamente un mese da quando il volo MH370 della Malaysia Airlines è scomparso senza lasciare traccia. A Kuala Lumpur la gente ha espresso solidarietà alle famiglie dei 239 passeggeri svaniti nel nulla. Le ricerche sono in una fase critica. Le batterie della scatola nera potrebbero scaricarsi da un momento all'altro, se non l'hanno già fatto. Se fate arrabbiare questa signora, peggio per voi. Pare che una donna cilena, dopo aver ucciso il suo compagno, abbia cercato di liberarsene facendolo a pezzi e mettendolo a bollire in un gran pentolone. Poi però si è pentita e si è consegnata alla polizia. Vabbè, allora, come se non fosse successo nulla. Ok, magari non volete tutta questa roba in salotto, ma sappiate che David Hasselhoff, l'attore noto praticamente solo per Baywatch, sta mettendo all'asta un bel po' di cimeli della sua carriera. Il premio per l'oggetto più kitsch va senza dubbio a una statua di 3 metri dell'attore, con un'espressione a dir poco inquietante. Più dettagli di questo capolavoro tra poco sul nostro Showbuzz. È tutto per ora, ma abbiamo molti altri video sul nostro sito, quindi date un'occhiata. A domani!